Con il Covid i disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva sono aumentati e quando già esistevano si sono seriamente aggravati. Un problema che sarà affrontato a Teramo dal 2 al 4 dicembre nell'ambito del Follemente Festival, una kermesse multiculturale giunta alla sua sesta edizione che vedrà l'apporto scientifico dell'ASL di Teramo sul tema della follia, ma anche di autori, musicisti, creativi social, figli d'Abruzzo, che animeranno pomeriggio e serate alla Sala Ipogea. Parlare di follia è sempre una cosa un po' difficile. Di cosa parleremo in questi giorni a Teramo? Parlare di follia è strano, perché io per esempio c'è un concetto diverso, che la follia non esiste, che tutti quanti abbiamo un po' di follia, quindi la normalità non esiste, anzi. Noi abbiamo visto che per esempio negli ultimi 2 anni addirittura le prestazioni presso la neuropsichiatria infantile di Teramo si sono addirittura raddoppiate. Questo significa che, diciamo, il Covid, il periodo del Covid, anche della chiusura, del lockdown, ha creato sicuramente delle grosse problematiche, soprattutto per quanto riguarda i bambini e gli adolescenti. Questo evento è un evento anche importante perché in qualche modo è un evento che ci porta, è la controprova di quello che sta succedendo della neuropsichiatria infantile di Teramo, la collaborazione col Bambin Gesù di Roma, ed è una cosa molto importante perché in qualche modo permette di fare una formazione adeguata per tutti gli operatori che lavorano in neuropsichiatria infantile e non solo, anche per i dirigenti, diciamo anche i medici che lavorano lì, e creare anche dei percorsi assistenziali proprio per gli adolescenti e per i minori molto più adeguati rispetto a quelli che sono, anche la luce della carenza di posti letto nella regione Abruzzo. Il Follemente Festival si concluderà con un convegno all'Università di Teramo a cura del Dipartimento di Salute Mentale sull'alimentazione consapevole, un'alimentazione che fa bene al corpo ma soprattutto alla mente. Noi mangiamo, qualche volta ci abbuffiamo eccetera eccetera, forse mangiare in maniera consapevole potrebbe essere utile non solo per il nostro corpo ma anche per la nostra mente. In qualche modo questo è un evento, sarà molto carino perché ci saranno anche delle esperienze da fare in quell'occasione, portandosi addirittura, si invitano i partecipanti a portarsi dietro addirittura dei cioccolatini, dei roba salata eccetera, quindi sarà un evento veramente molto molto importante. La sessione culturale del Follemente Festival di Teramo vedrà protagonisti gli scrittori Marcello Veneziani, Remo Rapino e Giordano Bruno Guerri e chiuderà in bellezza con il concerto del pianista Antonio Sorgentone.